e sarò più libero. Uno crede di essere più libero quando va in pensione, poi invece proprio perché crede di essere più libero accetta un'infinità di cose da fare di cui neanche più occupato di prima. E infatti, essendo andato in pensione ormai 5 o 6 anni fa, mi sono dedicato alla produzione della metafisica, ma mi sono chiesto anzitutto, ma che bisogno c'è di fare una nuova traduzione italiana della metafisica di Aristotele, quando ce ne sono già molte, alcune delle quali anche ottime. Tutti conoscerete la traduzione di Giovanni Reale, che dal punto di vista dello stile, della scorrevolezza è perfetta, la traduzione di un grande studioso come Carlo Augusto Viano. Ce n'è stata una più recente di Marcello Zanatta, ce n'era una più antica, niente meno che di Arnaldo Carlini. Quindi 5-6 traduzioni complete, perché farne una nuova? E la risposta che mi sono dato è la seguente: perché tutte le traduzioni esistenti si fondano, come è naturale, come è consuetudine fare, sulle edizioni critiche disponibili, che nel caso della metafisica di Aristotele sono fondamentalmente due, le più recenti, quelle pubblicate nel Novecento. Una di Sir David Ross, più grande aristotelista inglese, uscita nel 1924 e poi in seconda edizione corretta nel 1953, e l'altra del grande filologo tedesco Werner Jaeger, pubblicata anche questa 1957 e poi seconda edizione, ma è praticamente una ristampa, nel 60. Intendiamo, ci sono due ottime edizioni pubblicate entrambe dalla Oxford University Press, però sono invecchiate. Sono passati più di 50 anni, di 60 anni, sia dall'edizione di Ross, sia dall'edizione di Jaeger, e nel frattempo sono accadute molte cose. Sono stati fatti molti studi nuovi, sono stati studiati i testi, i manoscritti, la tradizione manoscritta, e sono state fatte edizioni parziali, cioè edizioni di singoli libri, che tengono conto dei manoscritti e che portano grandi novità nel testo di Aristotele, nella lettura del testo. E allora ho capito che una nuova traduzione poteva servire se avesse tenuto conto di questi studi sul testo e quindi fosse andata oltre le pur meritevoli edizioni di Ross e di Jaeger. Ora cercherò di spiegare qual è il limite delle edizioni esistenti e in che cosa consistono i progressi realizzati dagli studi più recenti. Sia Ross, sia Jaeger, sia tutti gli editori precedenti, risalendo al Becker, che nell'Ottocento fece l'edizione quella di riferimento continuo, avevano riconosciuto che la metafisica di Aristotele ci è stata trasmessa in due grandi famiglie di manoscritti, indipendenti l'una dall'altra. Sono state chiamate per convenzione famiglia alfa e famiglia beta, nel presupposto che l'una, che comprende un certo numero di manoscritti, derivi da un manoscritto perduto, che chiamiamo alfa, ma da cui derivano quelli in nostro possesso, e l'altra famiglia derivi da, anche quella da un manoscritto perduto che chiamiamo convenzionalmente beta. Scusate, devo essere forse un po' pedante, perché vi devo dire quali sono alcuni, almeno i più importanti, di questi manoscritti. Della famiglia alfa abbiamo soprattutto due manoscritti: il Parisinus Grecus 1853, un libro bellissimo che si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi, che risale al secolo X, proviene, come tutti i manoscritti greci, da Bisanzio, fu portato in Italia e precisamente a Firenze dagli esuli di Bisanzio nel 400, e poi, rimasto a Firenze in possesso della famiglia Medici,
fu portato da Maria de' Medici in dote quando sposò Enrico IV, re di Francia, e perciò il manoscritto finì a Parigi e infatti si chiama Parisinus Regius. È un manoscritto ottimo, interessantissimo. L'altro scoperto più di recente è il Vindobonensis 100, il manoscritto di Vienna, che pare addirittura più antico ancora del Parisinus. Viene convenzionalmente indicato con la sigla J, il lungo, e che fu, almeno secondo gli esperti, il manoscritto su cui si fondò Guglielmo di Murbecche per la sua traduzione latina della Metafisica. Dicono che fu Murbecche che lo portò in Europa, e la mia congettura è che sia finito a Vienna perché Murbecche lavorava nelle Fiandre e le Fiandre facevano parte dell'impero asburgico. Quindi. Ma a parte questo, questi due manoscritti, il Parisinus e il Viennese, vanno quasi sempre d'accordo. E quindi da loro poi ne dipendono tanti altri, e c'è dunque questa famiglia Alfa che è importantissima, è fondamentale. L'altra famiglia, la famiglia Beta, è rappresentata soprattutto da un manoscritto che si trova nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, il Laurenziano, indicato con la sigla AB, che è più recente, è del XIII secolo. Però in molti punti diverge da quelli della famiglia Alfa. Ha come sua particolarità il fatto di avere nel margine il commento di Alessandro di Afrodisia al testo della Metafisica di Aristotele. Secondo, poiché il manoscritto laurenziano AB della famiglia Beta, nei punti in cui diverge da quelli della famiglia Alfa, va quasi sempre d'accordo con il commento di Alessandro, Alessandro sapete che è il più antico commentatore di Aristotele, secondo secolo dopo Cristo, un genio del commento. Poiché il manoscritto laurenziano è quasi sempre d'accordo con Alessandro, soprattutto Jäger suppose che esso derivasse dal testo che era sotto gli occhi di Alessandro quando Alessandro faceva il suo commento. Ora, se questo fosse vero, vorrebbe dire che la famiglia Beta deriva addirittura da un testo precedente ad Alessandro di Afrodisia, cioè dei primissimi secoli dell'età cristiana, che vuol dire praticamente dal momento in cui furono pubblicate e messe in circolazione le opere di Aristotele. Sapete che le opere di Aristotele, si dice, furono edite da un certo Andronico di Rodi, non si sa bene se a Roma o ad Atene. Non si sa bene neanche se sia stato proprio lui, perché qualcuno dice che non è stato lui, ma insomma qualcuno ha fatto una edizione di Aristotele tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, quindi avere una fonte di manoscritti che risale addirittura al secondo secolo è il massimo che si può desiderare. Perciò, soprattutto Jäger nella sua edizione dà una grande importanza al manoscritto laurenziano e quasi sempre, quando esso diverge dalla famiglia Alfa, Jäger dà la preferenza al testo del laurenziano. Cosa è accaduto? Quindi la situazione è questa. Con le due famiglie, sia Ross che Jäger, quando le famiglie vanno d'accordo tra di loro, non c'è problema. Abbiamo un testo riconosciuto da tutti. Quando invece le due famiglie di manoscritti non vanno d'accordo, cioè presentano un testo diverso, gli editori che cosa hanno fatto finora? Hanno dato la preferenza ora all'una, ora all'altra, per i motivi più disparati, per motivi di carattere filologico, filosofico, eccetera, senza preoccuparsi di sapere quale fosse il testo più attendibile. Sceglievano il testo che sembrava più chiaro, che andava meglio d'accordo con quello che loro pensavano dell'intera filosofia di Aristotele. Ma le cose non stanno così. Gli studi più recenti, e cioè edizioni di singoli libri, mi riferisco, chi si è occupato della Metafisica avrà visto il lavoro magnifico di Frede Pazzi sul libro Z,
il lavoro di Cassin e Nersi sul libro Gamma, un altro lavoro su un'altra edizione di Gamma fatta da Miriam Elke de Vienne, l'edizione di Lambda fatta recentemente da Silvia Fazzo nella collana Elencos che ho il privilegio di dirigere. Cioè tutte queste nuove edizioni hanno mostrato che l'accordo tra il manoscritto laurenziano e il commento di Alessandro non significa che il manoscritto laurenziano derivi da una fonte precedente ad Alessandro, vista da Alessandro e commentata da lui, ma è vero il contrario, cioè chi ha redatto la fonte di questo manoscritto conosceva il commento di Alessandro e ha migliorato, corretto, normalizzato il testo di Aristotele, soprattutto nei punti più oscuri e più difficili, spiegandolo alla luce del commento di Alessandro. Ora, se le cose stanno così, come ormai l'unanimità degli studiosi lo ritiene, recentemente a Monaco di Baviera c'è un'equipe che ha iniziato una nuova edizione dell'intera Metafisica, diretta da Prima Vesi e da Rachet. Prevedono di finire nel 1920, perciò io non so se la vedrò, la vedrete voi. Però sono tutti d'accordo nel dire che sì, sì, si è data troppa importanza alla famiglia Beta. La famiglia Beta è il risultato di una revisione, di una normalizzazione, questo è il termine usato da Prima Vesi, del testo di Aristotele basata sul commento di Alessandro. Per cui la Metafisica che il laurenziano e quelli che da lui dipendono ci presenta, io oserei dire, non è la Metafisica di Aristotele, è la Metafisica di Alessandro di Afrodisia, che ha avuto una influenza enorme in tutta la storia della cultura e dell'aristotelismo, perché, come dirò tra poco, quasi tutti i neoplatonici, gli arabi, i cristiani e anche i moderni hanno letto Aristotele attraverso il commento di Alessandro, hanno interpretato Aristotele secondo Alessandro. Quindi la Metafisica, quella che noi chiamiamo la Metafisica di Aristotele, che ha avuto una così grande fortuna nella storia della filosofia, è in buona parte la Metafisica di Alessandro di Afrodisia. Allora, quali sono le conseguenze di questi nuovi studi? Che tutti dicono, insomma, bisogna dare la preferenza alla famiglia Alfa, non alla famiglia Beta. E io ho cercato di fare questo, io non ho fatto una nuova edizione dell'intera Metafisica perché non me la sento, sono vecchio, non posso andare in giro per l'Europa a vedere tutti i manoscritti, è un lavoraccio. Io tengo conto dei lavori fatti dagli altri, tengo conto degli apparati critici che ci sono nelle diverse edizioni e ogni qualvolta vedo una divergenza tra i manoscritti della famiglia Alfa e quelli della famiglia Beta, do la preferenza al testo della famiglia Alfa segnalando in nota. La mia traduzione uscirà col testo a fronte, dovendo mettere a fronte un testo già pubblicato, io ho chiesto di mettere il testo di Ross, della edizione di Ross. Però ci sono vari punti in cui io non seguo il testo di Ross e allora devo fare una nota in cui dico: guardate, Ross porta questo testo, ma secondo me bisogna invece leggere il testo del manoscritto parigino o del manoscritto viennese, che vanno quasi sempre d'accordo tra di loro e che ci danno un testo che è quello che troviamo commentato da Asclepio. Asclepio era un commentatore neoplatonico tra V e VI secolo, quindi non antichissimo, però è certamente un testo che risale ai primi secoli del cristianesimo. I manoscritti che lo riportano, cioè il parigino e il viennese, sono stati redatti probabilmente a Bisanzio tra il IX e il X secolo, cioè subito dopo quel fenomeno di trascrizione dall'unciale al minuscolo di tutti i manoscritti greci, e quindi fenomeno che fece andare
che fece perdere tutti i manoscritti precedenti perché si disponeva di quelli nuovi scritti in minuscola che erano molto più leggibili, e questi sono i primi di questa nuova epoca che a noi siano pervenuti, e a me è sembrato giusto dare sempre la preferenza a questi. Questo è la parte che riguarda il testo, che riguarda le edizioni. Quando poi uscirà vedrete e gli esperti giudicheranno se l'operazione è stata felice o infelice. Ma un altro problema che mi si è posto è quello della traduzione. Qui c'è da impazzire, perché ci sono alcuni termini di Aristotele che sono stati tradizionalmente tradotti in un certo modo, e secondo me bisogna continuare a tradurre in quel modo, altrimenti non si capisce niente di quello che hanno detto tutti i commentatori e tutti quelli che se ne sono occupati. Per esempio, Usia può essere tradotto sia con sostanza sia con essenza. Poi certi più geniali lo traducono con entità, con i francesi con étans, che non esiste nella lingua francese. E qui io lo so benissimo che Usia non corrisponde affatto a sostanza, perché sostanza vuol dire altre cose, sostanza semmai traduce in greco hypostasis, eccetera. Però siccome da 2000 anni si parla della sostanza e degli accidenti, e tutti si sono occupati della sostanza e degli accidenti, io credo che, pur segnalando in una nota che la traduzione sostanza non va bene, io la mantengo per questa ragione. E così anche essenza, e così anche altre traduzioni convenzionali, energie e dynamis diventano atto e potenza in latino. Naturalmente questo non piace ai tedeschi, che pensano che la vera lingua della filosofia sia il tedesco e non il latino, però insomma, atto e potenza, tutti hanno sempre, anche noi nel linguaggio comune, usiamo i termini atto e potenza, quindi manteniamo atto e potenza. Ma poi ci sono tutti i neologismi, le creazioni di Aristotele, che sono, anche quelle fanno impazzire, per esempio il tiesti, il totienei, che vuol dire il che cos'è, il che cos'era essere, quello che i traduttori latini hanno reso con quiditas, quid est, quindi quiditas. A me pare brutto tradurre l'italiano con quiddita. Tradurre con essenza, dopo c'è il pericolo di confondere con usia o con eidos, e quindi per questi neologismi, per queste espressioni, io in genere ho mantenuto il greco, cioè ho scritto il che cos'è, il che cos'era essere. Poi per quanto riguarda il fine, Aristotele dice toku eneka, che sarebbe l'in vista di cui, che andrebbe tradotto con il fine, ma per dire il fine Aristotele aveva anche telos, e telos non sempre coincide. E allora io ho mantenuto l'in vista di cui. Voi capite che è venuta fuori una traduzione quasi illeggibile. E devo continuamente nelle note spiegare che cosa vuol dire. Ma a parte questo, ci sono poi delle parole che secondo me nelle traduzioni tradizionali sono state fraintese. Prendiamo per esempio il verbo teorein, da cui viene teoria, teoretico, tutta una famiglia di parole che usiamo tutti nel linguaggio filosofico. Teorein di solito viene tradotto con studiare, indagare, trattare. Per esempio il famoso inizio del libro quarto: c'è una scienza che studia l'essere in quanto essere. Il termine usato è teorei, epistemetis è teorei, allora che studia, oppure traducono che indaga, oppure che tratta dell'essere in quanto essere. Poi però da teorei viene teoria, e Aristotele dice più volte che la teoria è il bene più grande per l'uomo, è la felicità. Allora,
se la teoria è la felicità, teoria libera non può voler dire soltanto studiare. Due mesi fa ero a Parigi a San Ferreo Romeo, che ho fatto ridere tutti gli studenti, sarebbe come se noi sostenessimo che gli studi o lo studio sono la felicità, se teoria è teoria. E infatti teoria, da quegli stessi che traducono teorein con studiare o indagare, viene tradotto spesso addirittura con contemplazione. Ma contemplazione a me sembra un termine di origine più religiosa che filosofica. Si contempla Dio, si contempla la divinità, si contempla qualche cosa di soprannaturale. E quindi questo mi sente, a parte il fatto che non vedo come si possa conciliare studiare con contemplazione, che sono cose completamente diverse. Conclusione, io non riesco a trovare un termine che sia un po' più forte di studiare o indagare, ma un po' meno impegnativo di contemplazione, per tradurre teorein e teoria. E allora spesso ho tradotto con conoscenza teoretica, conoscenza scientifica, per indicare che non si tratta più di una semplice ricerca, ma si tratta di una conoscenza ormai acquisita, una conoscenza di carattere teoretico, di carattere scientifico, che però non è la contemplazione nel senso religioso, nel senso religioso del termine, o molti traducono anche con speculazione, richiamandosi a Hegel, momento speculativo della dialettica, eccetera. Oppure un altro termine, noein. Tutti traducono pensare. Ma noein è il verbo che corrisponde al sostantivo nous. E nous è l'intelletto. In latino si traduce intellectus. E l'intelletto è il tipo di conoscenza che coglie il che cos'è l'essenza, la quiddidas, e che si esprime nella definizione. Quindi non è un pensare, un pensiero, perché poi pensiero cosa vuol dire di tutto in italiano? Vuol dire ricordi, speranze, desideri. Verdi ha scritto il coro, fa pensiero, e il pensiero doveva andare alla parte. Il pensiero è troppo vago, è troppo generico per rendere. Poi Aristotele, per parlare del pensiero, aveva anche altri termini, per esempio di anoia o ipolepsis, che non coincidono con nous, con noein. Quindi noein, in latino la parola c'è ed è intelligere, ma in italiano non c'è. Non è il semplice comprendere o capire, è proprio avere una intellezione dell'essenza, che può essere anche il risultato di una ricerca e di un lavoro molto complicato, molto laborioso. E anche qui io traduco allora noein con avere intellezione, per precisare meglio piuttosto che pensiero. E infatti intellezione è il greco noesis, che non è la dianoia, cioè il ragionamento, ma è proprio la visione dell'essenza. Ma voi capite le complicazioni che nascono quando si arriva al libro in cui il primo motore immobile viene definito noeseos noesis, che tutti traducono pensiero di pensiero, pensiero non si capisce che pensiero sia, e io dovrei tradurre intellezione di un'intellezione. Però noi esiste vuol dire intellezione, e in tutti gli altri passi tutti lo traducono con intellezione. Questo quindi mi è venuta fuori una traduzione che è pessima dal punto di vista letterario, è come quelle, il mio ideale sarebbe stato di imitare i medievali, tradurre verbo in verbo, la stessa parola con una parola, sempre la stessa possibilmente, viene fuori una cosa terribile, però si avvicina il più possibile al testo che noi, non dico al testo di Aristotele che non aveva
sapremo mai e non sapremo mai quale fosse, ma al testo più attendibile di cui noi disponiamo, che è quello della famiglia Alfa. Scusate, prima di passare alle interpretazioni, ritorno un momento indietro al problema della edizione del testo, perché mi sono dimenticato due esempi che volevo farvi delle differenze tra la famiglia Alfa e la famiglia Beta, che fanno capire quanto sia importante tenere conto dell'una o dell'altra. C'è nel secondo libro, il libro Alfa Elaton, una frase in cui Aristotele dice, scusate, è corretto chiamare la filosofia scienza della verità, poiché della filosofia teoretica è fine la verità, mentre della filosofia pratica è fine, qui dice to ergon, l'operato, l'operare. I filosofi pratici, infatti, anche quando esaminano come stanno le cose, non conoscono teoreticamente, qui è il teorusi, la causa per se stessa, ma in relazione a qualcosa e nel momento presente. Ora, l'espressione la causa, che i filosofi pratici non conoscono la causa per se stessa, quella la conoscono i filosofi teoretici. La espressione causa per se stessa nella famiglia Alfa è aition katautō, che si traduce la causa per se stessa. Nel manoscritto laurenziano, che rappresenta la famiglia Beta, in luogo di aition c'è aition, che vuol dire eterno. Allora, cosa salta fuori? Che i filosofi pratici non conoscono come i teoretici la causa, non conoscono l'eterno. Quindi i filosofi teoretici sono quelli che conoscono l'eterno. Andate a vedere il commento di Alessandro, è esattamente quello che dice Alessandro, che la filosofia teoretica è quella che conosce l'eterno, non che conosce la causa. È ben diverso il discorso, no? Ed è l'inizio di quella che secondo me sarà, poi ve lo dico meglio, una teologizzazione della metafisica di Aristotele, che comincia proprio con Alessandro. Un altro passo è nel libro Theta, il libro nono, dove Aristotele introduce il discorso sulla verità. E lì c'è, ve lo leggo, e dice, proprio l'inizio del capitolo 10 del libro, poiché l'ente e il non ente sono detti, da un lato secondo le figure delle categorie, e dall'altro secondo la potenza e l'atto, e secondo i loro contrari, e poiché quello detto nel senso principale, se è vero o falso, nelle cose è l'essere unite o divise, nel discorso è eccetera eccetera, ecco, quello nel senso principale, se è vero o falso, questo è il testo della famiglia Alfa, che dice to curiotata ei aletes e pseudos, quello principale, se è vero o falso, eccetera, eccetera. La famiglia Beta, cioè il manoscritto laurenziano, anziché riportare to curiotata ei aletes pseudos, riporta to curiotata on aletheis e pseudos, cioè l'ente nel senso principale è il vero o il falso. Questa affermazione, notate che tutte le edizioni critiche, Becker, Ross, Jäger, stampano il testo della famiglia Beta, però gli crea problemi tremendi, perché come mai, come può Aristotele dire che l'essere nel senso del vero e del falso è il più importante di tutti? Il più importante, semmai, è l'essere secondo le categorie o l'essere secondo la potenza e l'atto. E ci sono passi dove Aristotele dice che quelli sono i significati più importanti, non l'essere come vero e falso. E allora che cosa succede? Ross dice, beh, questo passo è fuori posto, proviamo a metterlo da un'altra parte. Jäger dice, no, qui ci deve essere una lacuna, c'è qualche parola che manca, perché Aristotele non può voler dire questo. Heidegger dice,
Aristotele finalmente aveva capito che l'essere nel senso vero è la verità, la aletheia. E infatti Heidegger, che prima nei suoi corsi del 1925-26 sui suoi, sapete che Heidegger a Marburgo ha insegnato una decina di anni, in cui faceva ogni anno un corso su Aristotele, e tutti correvano da tutta la Germania a sentire che cosa questo giovane e nuovo filosofo diceva su Aristotele. E Heidegger prima se la prende a morte con Aristotele, perché Aristotele dice che l'essere più forte, che l'essere più vero, più autentico è quello delle categorie, cioè sostanze e accidenti, cosa che per Heidegger è blasfema. Poi scopre che nel libro Theta afferma to fan to kyriotata on alethes e pseudos, dice ma anche Aristotele ha capito che il vero, il più importante significato dell'essere è l'essere come vero, come verità, come aletheia, e qui tutta la filosofia di Heidegger trova in Aristotele la conferma a quello che Heidegger. Vedete allora come piccole differenze, perché nel caso, nel primo esempio che ho fatto, a una tau è stata sostituita una delta, cioè una lettera semplicemente. Nel secondo esempio, a una parola di due lettere, ei, è stato sostituito on, sempre due lettere. Quindi sono modifiche minime che però hanno conseguenze enormi dal punto di vista della traduzione e della interpretazione. E veniamo, poi ci dovrò cercare di concludere, veniamo appunto a qualche cenno sulle interpretazioni. Io ho detto che il primo commento che noi abbiamo, quello di Alessandro di Aforisia, sfortunatamente ci è pervenuto soltanto per i primi cinque libri, mentre per gli altri 9, perché in tutto sono 14, il commento che ci è stato tramandato con il nome di Alessandro di Aforisia non è di Alessandro, ma è di un commentatore bizantino, Michele di Efeso, vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, che non è che volesse fare un falso, voleva semplicemente completare il commento di Alessandro per la parte che non era pervenuta, e ha messo in circolazione il suo commento col nome di Alessandro di Aforisia. Molti lo chiamano pseudo Alessandro, oggi però tutti riconoscono che si tratta di Michele di Efeso, filosofo e commentatore bizantino, figura interessantissima, era nel circolo di Anna Comnena, che aveva promosso una rinascita degli studi su Platone e Aristotele mediante questi commenti. Però anche lui era intanto cristiano, quello di bizantini, e poi fortemente influenzato dal neoplatonismo, come molti studiosi bizantini. Ma lasciamo stare per il momento pseudo Alessandro, restiamo al commento di Alessandro. Alessandro, nel proemio a un libro, anche qui le cose sono complicate, al libro dodicesimo, il commento di Alessandro al libro dodicesimo non ci è pervenuto, perché è uno di quei libri di cui si è perso. Però Averroè lo aveva, e Averroè nel suo commento al libro Lambda, il libro Lambda è il libro famosissimo sul motore immobile, il libro dodicesimo, Averroè aveva il commento di Alessandro e lo riporta abbondantemente. I frammenti riportati da Averroè sono stati pubblicati, da Freudenthal, sono tradotti, sono disponibili a tutti, e da lì si vede che cosa Alessandro pensava della metafisica di Aristotele, perché nell'introduzione, nel prologo al libro dodicesimo, Alessandro dice: questo è il libro in cui culmina la metafisica di Aristotele, tutti gli altri libri sono una preparazione al libro dodicesimo, perché nel libro dodicesimo si arriva finalmente a indicare qual è la causa prima, qual è il principio dell'intera realtà e dell'intero universo, che è appunto il motore immobile, il primo motore immobile. Cioè Alessandro dà un'interpretazione di tipo teologizzante
dell'intera metafisica. La metafisica è vista come una ricerca delle diverse cause che culmina nei libri centrali con l'indicazione della forma come causa principale, ma si tratta ancora della forma immanente alle sostanze materiali. E infine nel libro dodicesimo si tratta ancora di una forma, ma di una forma separata, trascendente, non più la forma delle sostanze materiali. E questa forma sarebbe il motore immobile. Qui ci sarebbe moltissimo da dire. Anzitutto Aristotele non dice mai che il motore immobile è forma. Questo lo ricava Alessandro. Poi c'è tutto il problema di come il motore immobile muove il cielo, quei passi in cui Aristotele poi dice come os eromenon, come un oggetto di amore. A parte il fatto che eromenon allude a un tipo particolare di amore, l'eros, che non sembra il più indicato per il cielo, è il motore immobile. Ma lì, anche lì è Alessandro che dice, ma certo, perché prendi un passo della fisica in cui Aristotele scrive che la materia desidera la forma come la femmina desidera il maschio. Aristotele era maschilista, quindi tutto ciò che era maschile per lui era positivo e tutto ciò che era femminile era negativo. Quindi la materia era femminile, mentre la forma è maschile. Ma lì Aristotele sta spiegando il divenire degli eti materiali e non pensa minimamente al motore immobile. È il primo libro della fisica dove non c'entra il motore immobile. Invece Alessandro, avendo identificato il motore immobile con una forma separata, dice sì, non solo il cielo, ma tutto l'universo materiale tende al motore immobile perché è la forma prima, la forma pura, e ogni realtà materiale tende alla forma. Ma e come mai il cielo gira? Per Aristotele, come per tutti gli antichi, il cielo gira. E dice Alessandro, gira perché il movimento circolare è quello che più assomiglia all'immobilità. E ha perfettamente ragione, perché se voi fate girare una sfera sul tavolo, la sfera si muove restando sempre nello stesso punto, cioè non cambia di luogo. Quindi, da questo punto di vista, assomiglia all'immobilità. E quindi il cielo imita il motore immobile. Questa spiegazione la trovate in tutti i commentatori, antichi, medievali, moderni e contemporanei. Non è di Aristotele, è di Alessandro. È di Alessandro. E anche il ricorso al concetto di imitazione rivela l'influenza e la familiarità che Alessandro aveva con il cosiddetto medio platonismo. È un concetto platonico l'imitazione. È il platonismo che vede la realtà come scandita in una serie di piani, ciascuno dei quali imita quello superiore. Le cose sensibili imitano le idee, ma poi secondo le dottrine non scritte ci stanno in mezzo gli enti matematici, le grandezze geometriche, eccetera, tutto secondo un rapporto di imitazione. Quindi con Alessandro comincia un processo di, in un senso, di teologizzazione della metafisica e anche di un tentativo di conciliare Aristotele e platonismo. È lo stesso tentativo che fanno i medio platonici, Plutarco, Alcino, l'autore del manuale, dove dice che sì, Dio è il motore immobile di cui parla Aristotele, che però è anche il demiurgo di cui parla Platone, perché lui che fa il mondo costruisce l'intera realtà, eccetera, eccetera. Quindi c'è sia nei cosiddetti medio platonici, cioè i platonici del secondo secolo d.C., sia in Alessandro, questo tentativo. Questo continua con il neoplatonismo. Plotino legge la metafisica di Aristotele avendo il commento di Alessandro a fronte. Questo lo racconta Porfirio nella vita di Plotino. Dice che Plotino
si è servito molto del commento di Alessandro di Afrodisia. E infatti voi ritrovate, per Plotino al di sopra di tutto c'è l'uno, ma poi al di sotto dell'uno c'è l'intelletto, che è il motore immobile di Aristotele, e nella mente dell'intelletto ci sono le idee di Platone, e poi c'è l'anima, e poi c'è la materia, cioè riprende attraverso il commento di Alessandro questa concezione. Altri neoplatonici sono ancora più aristotelici di Plotino, perché mentre Plotino mette l'uno sopra il motore immobile, cioè sopra l'essere, per esempio Porfirio dice no, uno e essere sono la stessa cosa. E poi i commentatori, Siriano, Asclepio, cioè quelli che hanno commentato la metafisica nell'ambito del neoplatonismo, Siriano 4 libri, Asclepio 6 libri, e riprendono, si basano tutti su Alessandro interpretato alla maniera del neoplatonismo. Quindi ne viene fuori, al posto della metafisica, una teologia. La metafisica è la teologia di Aristotele. Una difficoltà era costituita dagli ultimi due libri, perché Lambda è il dodicesimo, ma i libri in tutto sono 14, e quindi ce ne sono altri due, Mi e Mi, che parlano delle idee, numeri, dei principi, dei numeri, quelli un po' disturbano, e infatti alcuni non li commentano neanche, perché la vera conclusione della metafisica doveva essere il libro dodicesimo. E questo è ciò che accade, per esempio, con gli arabi. La metafisica, sapete, le vicende, gli arabi occupano la Siria, in Siria c'erano i cristiani che erano siriaci ma sapevano il greco perché erano stati dominati dai bizantini, poi arrivano gli arabi, imparano l'arabo e allora gli arabi gli dicono poi traduceteci le opere dei greci dal greco all'arabo e le traducono. E il promotore, il primo grande filosofo arabo, Al-Kindi, che promuove questo processo di traduzione e di interpretazione, scrive anche lui un trattatello sulla metafisica di Aristotele, in cui dice che la metafisica di Aristotele è una teologia. Scusate se vediamo se trovo il libro. Al-Kindi, nel suo libro sulla filosofia prima, concepì la filosofia prima come scienza del primo vero, causa di ogni verità, dotato di sovranità e di unicità. Quindi la scienza, la metafisica, è la scienza di Dio, del primo vero, causa di ogni cosa, dotato di sovranità e di unità. Poi però, siccome sono studiosi onesti, vedono che nel testo della metafisica, anche ammettendo che l'Ambra sia il culmine, non c'è tanta teologia, solo in Lambda, e neanche in tutto il libro Lambda, bensì nella seconda metà, perché la prima metà parla di altre cose. Ecco che allora confezionano quella che poi i latini chiameranno la teologia Aristotelis, o teologia Aristotelis, cioè un trattato confezionato con estratti delle Enneadi di Plotino, è messo in circolazione col nome di teologia di Aristotele. Il che significa che avevamo anche capito che una vera e propria teologia in Aristotele non c'era, ma siccome ci doveva essere, gliel'hanno affidata. E come hanno fatto? Hanno preso da Plotino, che era veramente teologo, quello che in Aristotele invece non c'era. E quindi poi anche un'altra opera dagli arabi nello stesso modo, il libro sul bene puro tradotto in latino col titolo Liber de Causis, anche quello viene attribuito ad Aristotele, ma è un insieme di estratti degli elementi teologici di Proteo, altro neoplatonico. Cioè c'è una neoplatonizzazione di Aristotele che però anche tra gli arabi non continua indefinitamente, perché a un certo momento arriva al Farabi e al Farabi scrive anche lui
un trattato sugli scopi della metafisica di Aristotele, dove presenta quest'opera come contenente una scienza universale che studia gli aspetti comuni a tutti gli enti, cioè esistenza, unità, conosciuti per mezzo dell'astrazione. Interessantissimo. Entra nella storia della metafisica il concetto di astrazione, che nella metafisica di Aristotele non c'è. Ma dove c'è? In Ammonio, che aveva interpretato le tre scienze teoretiche di Aristotele come corrispondenti a tre gradi successivi di astrazione: fisica, matematica e metafisica. E la metafisica aveva per oggetto l'ente più astratto, cioè l'ens comune, ciò che è comune a tutti gli enti e che non è di per sé necessariamente materiale e quindi può essere anche immateriale. E quindi la metafisica ha per oggetto sì Dio, ma anche l'ente astratto, trascendente da ogni materia, e quindi diventa anche una ontologia, dove per ontologia si intende la scienza dell'ente astratto o dell'essere astratto. Questo lo dice Al-Farabi. Dopo Al-Farabi viene Avicenna, il quale confessa a un certo punto di avere letto per 40 volte la metafisica di Aristotele senza riuscire mai a capirla, fino a quando non gli è capitato in mano il trattato di Al-Farabi e Al-Farabi gliel'ha fatta capire. E quindi anche Avicenna si allea a questa nuova interpretazione della metafisica come ontologia. Loro non dicono ontologia perché la parola non c'è, la parola è moderna, e diventa una scienza che verte sull'oggetto più universale e più astratto, comprendente in sé l'essere necessario, cioè Dio, e l'essere contingente, cioè le creature. Quindi la scienza di tutto, di cui una parte si occupa di Dio e un'altra parte si occupa delle creature. Averlo è più incerto, perché nella Epitome della metafisica segue Al-Farabi e Avicenna, mentre nel Grande Commento segue Alessandro, e quindi la interpreta prima come ontologia e poi come teologia. Che cosa succede nell'Europa cristiana? Beh, nell'Europa cristiana la prima interpretazione che si afferma, c'è un manuale della prima metà del XIII secolo, edito da un francese di cui ora non ricordo il nome, in cui si presenta, chiaramente ne ha parlato De Liberale, in cui si presenta la metafisica di Aristotele come una teologia. Quindi la prima impressione che la scolastica latina riceve è quella di una teologia. Poi arriva Tommaso d'Aquino, e Tommaso d'Aquino è più attento ai testi di Aristotele e finisce col presentare, dice sì, la metafisica, la filosofia prima di Aristotele ha due oggetti. Uno è l'essere in generale, astratto, comune a tutti gli enti. L'altro è Dio. Tra i due c'è un rapporto, perché il primo è ciò che deve essere spiegato e Dio è la spiegazione, la causa che spiega. Quindi la metafisica di Aristotele è sia ontologia che teologia. E Tommaso conosceva Avicenna, conosceva Averroè, conosceva tutte le... Non conosceva Alessandro, ma attraverso Averroè aveva i frammenti del commento al libro XII. E poi però anche nella scolastica latina si verifica un cambiamento analogo a quello che si era verificato presso gli arabi, con Don Suscotto. Don Suscotto dice no, la metafisica di Aristotele ha per oggetto, è la scienza trascendentale, che ha per oggetto l'essere in generale, di cui Dio fa parte, ma è una parte, è... Non è Dio che spiega l'essere, è l'essere che spiega Dio. Sono i caratteri dell'essere che spiegano anche. E questa idea, scusate, vado molto in fretta, per forza, no? Questa interpretazione, direi, ontologizzante di Scotto è quella che poi attraverso Fonseca passa a Suarez, e Suarez nelle Disputazioni Metafisiche dice sì, l'oggetto della metafisica è la nozione di ente,
astratto, indeterminato, univoco, come aveva già detto Scotto, e poiché Suarez ha un'influenza enorme su tutte le università dell'Europa del Seicento, nasce così quella che ancora oggi noi chiamiamo la ontologia. La parola ontologia non è parola greca, anche se sembra essere fatta con pezzi di parole greche. È una parola che entra nel lessico filosofico agli inizi del Seicento ad opera di autori come praticamente sconosciuti come Lora, Böckel, Klauberg, ed entra in circolazione e sta alla base della, di quella che sarà la concezione della metafisica nella scolastica tedesca, la cosiddetta Schulmetaphysik, dove c'è una metafisica generale che tratta dell'essere, inteso appunto come il più astratto di tutti i concetti, e poi ci sono le metafisiche speciali che trattano, che sono la psicologia razionale che riguarda l'anima, la cosmologia razionale che riguarda il mondo e la teologia razionale che riguarda Dio. Questa è la sistemazione che troviamo in Christian Wolff, il culmine della Schulmetaphysik, e questa è la metafisica che verrà criticata da Immanuel Kant nella dialettica trascendentale. Cioè quella che Kant critica non è la metafisica di Aristotele, è la metafisica arrivata alla scolastica tedesca attraverso questo processo per cui è insieme una ontologia e una teologia. Alla fine arriva Heidegger, il quale da giovane studia Aristotele attraverso Franz Brentano. Brentano è sostanzialmente un tomista e quindi Brentano segue l'interpretazione di Tommaso per cui la metafisica è una ontologia, una scienza dell'essere, però il primo dei significati dell'essere è la sostanza e la prima tra tutte le sostanze è Dio, quindi per spiegare l'essere si arriva a Dio. E Heidegger, quando non era ancora heideggeriano, ma seguiva Brentano, interpreta in questo modo la metafisica di Aristotele. Poi in Germania c'è un altro grande studioso di Aristotele, Paul Nathorp. Nathorp è un neocantiano di Marburgo, è lui che chiama Heidegger a Marburgo e gli dà la cattedra dopo aver letto il saggio di Heidegger su Aristotele. Il progetto di Heidegger di studi su Aristotele che Heidegger gli aveva sottoposto e che poi diventerà Sein Zeit, essere il tempo. Nathorp dice, sì, nella metafisica di Aristotele c'è una parte che è la scienza dell'essere, l'ontologia, e questa è la parte valida, perché è la stessa cosa che ha fatto Kant, è l'analitica trascendentale di Kant. Poi c'è la metafisica speciale, cioè la teologia razionale, e questa va abbandonata perché non può essere scienza, perché non si fonda su giudizi sintetici a priori, eccetera, eccetera. Heidegger, per influenza prima di Brentano e poi di Nathorp, conclude che la metafisica di Aristotele è una ontoteologia, scritto col trattino in mezzo, perché riduce l'essere ad un ente, sia pure il sonno, e quindi dimentica l'essere, è oblio dell'essere e quindi va superato. Ma vedete come tutte queste interpretazioni nascono come risultato di una storia che finisce col trasformare e in parte anche deformare l'autentica metafisica di Aristotele, facendone prima una teologia, poi un'ontologia e infine una ontoteologia per poterla poi abbandonare. Se la metafisica di Aristotele non è questo, allora tutto quello che normalmente si dice sulla metafisica va un po' riveduto, è corretto, ma credo di aver parlato anche abbastanza, vi ringrazio.
questa stupenda lezione, non voglio ingannarmi in eccessivi complimenti, ma penso che sia stata una lezione non soltanto di contenuto, ma soprattutto di metodo, che ha mostrato, a mio parere, almeno due aspetti importanti della ricerca filosofica e della ricerca storico-filosofica, cioè che il lavoro attento sui testi non è un insieme di mere questioni di dettaglio. Spesso la differenza o la scelta tra una o l'altra variante non significa soltanto restituire la sua originalità a un testo ad uso e consumo di pochi eruditi che si interessano di piccole questioni, ma spesso anche un'influenza sull'interpretazione stessa del testo che, come abbiamo visto nella seconda parte dell'intervento del professore Berti, ha una sua influenza anche nel modo contemporaneo di leggere un determinato testo. Quindi questo rapporto simbiotico, se possiamo dire così, tra la filologia e lo studio filologico, quindi l'attenzione al testo e l'interpretazione che poi da questo studio ne deriva. Quindi dicevamo una bellissima lezione di metodo, ma anche una bellissima lezione di storia della filosofia e di filosofia che è arrivata praticamente fino alla nostra contemporaneità e ha mostrato come forse gli sviluppi della metafisica non avrebbero soddisfatto Aristotele, che naturalmente non si per primo non sarebbe stato d'accordo con certi sviluppi o certe interpretazioni che poi della sua metafisica sono stati dati, spesso partendo da una equivocazione del testo stesso, di un modo in cui il testo è stato letto, addirittura sulla base di varianti scelte a posto di altre. Io immagino, anzi sono sicura, che la bella lezione del professore Berti abbia suscitato nel pubblico così qualificato numerose domande, quindi do immediatamente a voi la possibilità, abbiamo già una prima prenotazione, prego Fabio Ciraci, un nostro ricercatore di storia della filosofia. Io intanto professore la ringrazio perché sono totalmente affascinato da questa esposizione, anche per il respiro storico che lei ha. Fabio, vuoi parlare il microfono? Non lo so, forse... Perché abbiamo di questo rimarrà memoria, sì. Giusto anche le domande. Io avrei due domande. La prima riguarda la questione relativa all'altio Lein. Mi chiedevo se fra contemplazione come insomma, estensione del termine e fra intellezione vi potesse essere spazio per meditazione, che ha una lunga tradizione filosofica, probabilmente noi diremmo ci piace meditare, non contemplare. E poi mi chiedevo, lei ha accennato a Nato, che mi interessa molto per questioni di studi, mi chiedevo quanto la traduzione letta da Nato, tanto quale fosse, e quanto possa aver influenzato la sua interpretazione di Platone, perché c'è una ricaduta anche su Platone, relativamente al fraintendimento secondo Nato che Aristotele ne avrebbe fatto invece. La ringrazio. C'è in basso molto. Come rispondo brevemente per non portare via troppo tempo. Sulla traduzione di Teorei con meditazione è bello meditazione, ma non mi soddisfa completamente perché mi riesce difficile pensare che la meditazione possa essere il bene supremo, l'attività che ci rende felici, il fine ultimo della nostra vita. E poi mi riesce difficile applicarlo ai singoli passi, tradurre per esempio c'è una scienza che medita sull'essere in quanto essere. Ma medita per farne che... Quanto a Nator, lui leggeva l'edizione tutto Aristotele nell'edizione Becker e la metafisica nella edizione che ne aveva fatto. Ce n'erano state due a metà 800, una di Hermann Bonitz con un commento bellissimo e l'altra di Albert Schwegler in quattro volumi di ispirazione hegeliana ma con importanti correzioni del testo di Becker, quindi Nato leggeva ottime edizioni, poi c'era stata quella di Christ, credo però posteriore agli studi di Nato. La sua interpretazione di Platone, come su quella di Platone, anche su quella di Aristotele, influisce il neocantismo di Nato. Lui interpreta Platone, le idee alla maniera degli a priori kantiani e interpreta Aristotele come la analitica trascendentale di Kant eliminandone le parti teologiche.
musica perché disturbano questa sua interpretazione. Prego. Stavo aspettando perché la domanda esula parzialmente dalla lezione di oggi, quindi aspettavo che qualcuno... No, penso che mi si senta ugualmente. Manca a registrare. Sì, infatti, perché poi stiamo facendo... Forse si sente anche da qui. No, stavo cercando di sfuggire alla telecamera. Premetto che la domanda esula dalla lezione di oggi, però insomma non esula da Aristotele, credo. Alessandro Giuliani, filosofo del diritto, grande filosofo del diritto, leccese, che ha frequentato il liceo Palmieri, nato 1925, morto 1997, ha insegnato a Pavia, poi a Perugia, poi alla Sapienza, poi caso più unico che raro, è voluto tornare a Perugia, quindi ha lasciato la Sapienza, dove forse si studiava poco, non lo so. E per decenni ha studiato Aristotele, in particolare le etiche, la politica, l'economia, e quindi volevo sapere se lo ha conosciuto, se conosce la sua opera, se... Sì, posso? Sì, certo. Grazie. Fortunatamente ho conosciuto anch'io Alessandro Giuliani perché eravamo insieme ai professori a Perugia negli stessi anni. Lui insegnava filosofia del diritto, la giurisprudenza, e io insegnavo storia della filosofia a lettere. Ci siamo incontrati più volte, posso dire che eravamo anche amici perché ci trovavamo spesso d'accordo proprio nella interpretazione di Aristotele. Giuliani riprendeva, come altri in Europa, per esempio Michel Villet in Francia, Theodor Fieweg in Germania, filosofi del diritto, la concezione aristotelica della dialettica, della retorica, come Perelman, come l'ha fatto poi, che ha introdotto Perelman con la nuova retorica, il trattato sulla retorica. Quindi Giuliani, lui era di Lecce, era leccese, sì. Era leccese. Tra l'altro era nipote di Giuseppe Grassi, il ministro della giustizia che ha firmato la Costituzione. Giuseppe Grassi era il fratello della madre. Bello ricordare Alessandro Giuliani. Si scoprono delle belle cose in una lezione come questa, Giulia. Giulia però vuole tutti. Sto arrivando, Alessandro. Ci dà tabelle. Beh, allora, io... dire mi unisco al coro significherebbe, come dire, fare una cosa rituale, invece veramente mi è piaciuta questa lezione, insomma, e quindi tutti i miei complimenti. Io vorrei dire, tu hai detto che la traduzione latina di intellego, no? È difficile. Allora, questo è un termine che in tutto il lessico cartesiano ha una grande... come dire, molto presente, comprendo e intendo, cioè c'è questa distinzione. E noi quindi ti dico semplicemente la soluzione che noi abbiamo trovato, anzi con Agostini, che adesso qui non c'è, che è quello che poi ha fatto le traduzioni dal latino, cioè la distinzione intendere e comprendere. Ecco, io non lo so se... diciamo nel caso di Aristotele questo va bene, ma qui c'è una differenza riguardo a Dio, io posso, diciamo, c'è una distinzione tra l'intendere e il comprendere, quindi io posso intendere ma posso non comprendere, però appunto in questo caso c'è questa differenza tra dei termini e noi dobbiamo in qualche modo prenderla, non era diciamo immediato. Poi l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente la tua lezione, io qualche volta devo averlo già citato ma lo ripeto, no? Che cioè, tutta questa storia in cui anche il cambiare tra una lezione e un'altra, una lettera, cambia
l'interpretazione, che adesso ce ne sono tantissime anche per Descartes, in alcuni casi si sono verificate cose di questo genere, però mi fa mi è piaciuta anche perché non è solamente una rivendicazione, quella che mi pare di poter cogliere nella tua lezione, di una, come dire, di una originalità e quindi purezza, no? Per cui abbiamo la metafisica di Aristotele, dobbiamo andare a ricostruire che cos'era, quella è una storia. E poi c'è una storia che è importante anche, perché poi quello che è accaduto, non è che sia accaduto, allora è importante capire perché è accaduto, però voglio dire poi che è la storia del... Ecco, e io questo, io personalmente mi ero trovato confermato nella tua lezione, ma la prima volta che mi è stato chiaro è quando ho letto Montaigne, che dice in un passo che c'è, io e Plutarco abbiamo letto di Tovivio, ma io vi ho visto alcune cose, Plutarco ne ha viste altre, e forse nessuno dei due ha capito quello che Plutarco voleva dire. Cioè, ecco, allora questo, e Montaigne, diciamo, dice questo per dire l'importanza dell'interpretazione, cioè non è, è importante quello che Plutarco ha detto, ma è importante anche quello che ho capito di Tovivio, quello che ho capito io, e così si sviluppa un autore che, come voi sapete, sceglie di vivere in una torta, in un luogo dove intorno a tutto, è tutto pieno di libri, no? E tutto quello che scrive, gli esse sono contemporaneamente un riprendere i testi, quasi un centone, no? In qualche maniera. Questo, quindi, e quindi niente, insomma, grazie, perché è questo. Questa è una cosa importante, cioè capire che c'è Aristotele ed è giusto leggerlo, però non va poi, non si finisce lì, perché quello Aristotele, cioè, come dire, è importante, però poi qual è l'Aristotele che è stato letto? No? Cioè qui c'è stato ha insegnato un grande studioso che è Carpulli, che ad un certo punto, ma ci sono tanti, c'è una malattia della filologia anche, no? Di voler ricostituire il testo puro che però poi nessuno di fatto ha letto. Allora quella è una storia che è importante, non è semplicemente andare a vedere quello che hai fatto tu nell'edizione, è proprio andare a ricostruire, cioè Carpulli andava a vedere, allora non c'erano i mezzi di oggi, e andava a fare non mi ricordo come erano le fotografie, poi le mettevano sull'altro per vedere se c'era la libro, cioè diventava una cosa. Grazie a te Giulia, hai detto una cosa molto importante, il testo puro è un'utopia, non è possibile, e io me ne sono reso conto perfettamente. Quello che ho cercato di tradurre è il testo più attendibile di cui noi possiamo disporre. Che fosse il testo di Aristotele, è impossibile verificarlo, anche perché Aristotele per primo non scrisse la metafisica. Tenne dei corsi e il testo che noi abbiamo è insieme o degli appunti che lui si faceva per i corsi o degli appunti che gli ascoltatori prendevano alle sue lezioni, che poi gli editori hanno messo insieme e ne hanno fatto la metafisica. Per cui anche, e questo si vede, è un testo dal punto di vista letterario, è brutto, ci sono moltissime ripetizioni, per esempio enumera 10 argomenti, cominciando sempre con inoltre, che è brutto in italiano. Io però l'ho mantenuto perché la colpa è di Aristotele, non è di... E poi infatti, tutta una catena di infatti. Non che lui non sapesse scrivere, sapeva benissimo, tanto è vero che Cicerone, che si intendeva di stile, avendo letto i dialoghi di Aristotele destinati al pubblico, parlò del flumen aureum orationis di Aristotele, un fiume d'oro.
ma la metafisica è fatta di questi appunti. Si vede anche, perché lui dà del tu, dice tuo padre, la tua materia, la tua forma, si vede che c'è qualcuno davanti a lui a cui lui si rivolge. D'accordo, quanto all'intelligere, tu hai prospettato due possibilità, intendere e comprendere. No, i due verbi sono tutti e due sì. Presenti, comprendo e... Sì, ma devo dirti che intendere può avere un altro significato, da cui viene la parola latina intentio, che non è intellectio. E comprendere nella lingua moderna mi pare che abbia assunto un significato di carattere anche emotivo, per cui tu dici io ti comprendo, comprendimi, che invece non c'è nell'intelligere, nel cogliere l'essenza di cui parla Aristotele, per cui siamo sempre alla e addirittura Jacques Braunschweig, che era un mio amico bravissimo, uno studioso di Aristotele, traduceva. Poi lui era un francese di quelli che parlavano in inglese perché era di orientamento analitico, aveva coniato intelligeis, tu intelligeis, che non esiste in inglese. Beh, quando in inglese c'è tu understand, che forse va meglio dell'italiano, ma insomma, grazie. Abbiamo un'altra domanda di Lisa Rubino, la nostra ricercatrice. Sì. Anch'io naturalmente la ringrazio per la lezione di ieri e per quella di oggi. Ad un primo sguardo però appunto chiedo conferma a lei, mi pare che i medievali lessero il primo passo che lei ha citato per mostrare la differenza tra la famiglia alfa di manoscritti e la famiglia beta nel modo corretto. Quindi sia la traslazio Jacobi sia Guglielmo poi dimostrano che almeno fino al Medioevo comunque il testo di Aristotele è stato letto correttamente o no? Sì. Allora, non sono andato a guardare le più antiche traduzioni latine, la traslazio Vetus, la traslazio media, ho guardato quella di Molbecke che si basa sul manoscritto di Vienna, che è uno dei due rappresentanti della famiglia Alfa. Quindi Tommaso legge la traduzione e segue la famiglia Alfa. Lì però c'è un altro inconveniente, che nella tradizione antica, araba e anche latina, e quindi anche in Tommaso, c'è come libro della metafisica il libro undicesimo, il libro K, che oggi quasi tutti ritengono inautentico perché è un riassunto di altri libri in prospettiva teologica, mentre Tommaso e gli altri commentatori medievali ritengono che quello è Aristotele. Quindi devono anche tenere conto di quello, questo spiega anche il perché della interpretazione teologizzante. Ma le ragioni sarebbero infinite, c'è tutto un contesto che risale già ai primi secoli dell'età cristiana, quando il problema più importante della filosofia, parlo della filosofia antica, diventa il problema religioso. È il momento in cui nell'impero romano entrano le grandi religioni dell'Oriente. E tutte le correnti filosofiche del tempo, medioplatonismo, neopitagorismo, neoplatonismo, sono tutte incentrate sul problema teologico, su Dio. Anche i primi cristiani, prendiamo Giustino, quando Giustino dice che la vera filosofia è il cristianesimo, intende dire che, poiché la filosofia deve essere quella che ci dà la salvezza, quella che ci porta a Dio, allora la vera filosofia è il cristianesimo per un cristiano. Questo conferma la concezione della filosofia. E questa idea è la stessa che hanno poi anche gli arabi, anche dagli arabi.
perché gli interessa la filosofia? Perché, perché serva come base per la teologia islamica. E poiché i bizantini si erano presi prevalentemente Platone, e gli arabi per fargli concorrenza si prendono Aristotele e lo usano come gli altri avevano preso Platone. E poi arrivano in Europa, in Spagna, in Sicilia, eccetera, e i filosofi cristiani medievali dicono: come se gli arabi si sono presi Aristotele, noi non possiamo essere da meno, perché Aristotele vuol dire la scienza, vuol dire la modernità, vuol dire, e si prendono anche loro. Ma è sempre questo Aristotele usato e orientato a fini teologici. Comunque lì non è colpa del manoscritto laurenziano, perché Guglielmo di Bourbec leggeva il Vindobonense, quello che poi è diventato Vindobonense. Abbiamo un'altra domanda, professore Melbellis. Anch'io ringrazio ovviamente il professore Verdi. Mi chiedevo una cosa. Mi sembra che da tutto quello che ci siamo detti, quello che appare più chiaro è che un testo, nel momento in cui poi appartiene a una tradizione, non si può più, diciamo, ritenere solo di quell'autore, ma anche di tutta la tradizione che ne è seguita. Io ho l'impressione che, per quanto insomma ho potuto, diciamo, approfondire io, c'è stato un autore che fortemente ha vissuto questo momento, che è Galilei, il quale Galilei fino all'ultimo momento ci dice: no, io sono aristotelico, cioè sono io quello che ha capito veramente Aristotele, tutti gli altri no. Nel De Moto Antiquiora dice chiaramente, fa proprio tutta la lista di tutti questi deviantes, cioè che avrebbero modificato, alterato il pensiero di Aristotele. Ma la cosa più bella è che a un certo punto Galilei dice: ma l'Aristotele vero qual è? Cioè, come si fa? Ecco, questo è il punto. Come si fa nel momento in cui, lo dice proprio Galilei, no? Nel modo antico, come si fa a questo punto, nel momento in cui manca un testo di base, a essere sicuri che è chiaro e ovvio che la sua critica era nei confronti della tradizione, che appunto era quella padovana, poi ritornata attraverso Domingo de Soto nel collegio romano, quindi questo è ovvio. Però il problema è questo, cioè nel momento in cui, ecco, questa è la domanda, noi ci avviciniamo a un testo, ora quanto è più importante l'originale rispetto alla interpretazione che se ne è fatta, quanto più noi ci allontaniamo dal momento in cui questo originale è stato steso? Ecco, questa era la domanda che penso appartiene un po' a tutti gli storici della filosofia, che a un certo punto, cioè, se una determinata tradizione, una determinata storia è stata più modificata da una interpretazione, allora, no, per tornare al discorso, cioè, dei fatti e dell'interpretazione, ma proprio per fare un discorso filologico, anzi per rispondere al discorso dei fatti e delle interpretazioni in maniera filologica, cioè quanto più ci si allontana dal testo originale, e allora quanto più importanti sono le interpretazioni? Ecco, questa è la domanda che mi pone. Grazie, le interpretazioni sono importantissime, non basta tradurre o leggere un testo antico o medievale senza tenere conto della storia di quel testo e dell'influenza che ha avuto e delle influenze che ha subito dal contesto culturale, filosofico, scientifico, eccetera. Però, così come sono nate interpretazioni diverse, io credo che sia legittimo anche prospettare, se ancora è possibile, una nuova e diversa da quelle precedenti
interpretazione della metafisica, dicendo: attenzione, finora è stata interpretata così e noi dobbiamo tenere conto di come è stata interpretata, saperlo per capire tante cose, però secondo noi si può anche interpretare in un altro modo e abbiamo dei testi che ci aiutano a interpretarla in un altro modo. Secondo me, questo non avevo più il tempo di dirlo nel seminario di oggi, non va bene né l'interpretazione cosiddetta teologizzante, né quella ontologizzante, né quella ontoteologica di Heidegger, perché Aristotele, quella che lui chiamava la filosofia prima, era, come dicevo mi pare anche ieri, cioè scienza e filosofia volevano dire la stessa cosa, e tutte le scienze cercano le cause. La scienza che cerca le cause prime è la filosofia prima, ma le cause prime non sono solo la causa prima motrice, cioè il motore immobile. Bisogna cercare anche la causa prima materiale, la causa prima formale, la causa prima finale. E quella scienza che ricerca le cause prime in tutti i generi di cause è, per Aristotele, la filosofia prima. In questo senso, essa si pone in un rapporto di continuità con la fisica, perché la prima scienza che ricerca le cause prime è la fisica. E quindi la metafisica è metafisica non solo perché gli hanno dato questo nome perché veniva nell'edizione, veniva dopo i libri di fisica, ma perché deve venire dopo la fisica, deve essere una continuazione della fisica, deve cercare di portare al limite estremo lo stesso tipo di ricerche che sono state avviate dalla fisica. Quindi non c'è, per esempio, in Aristotele la contrapposizione tra scienza e filosofia che c'è oggi. La filosofia è la continuazione, è la scienza che continua fino a dove può, fino a dove può arrivare. E questa, secondo me, anche per oggi è una un'idea molto, che a me piace molto, mi pare che tenga ben conto del tempo in cui viviamo, che è l'epoca della scienza. Bellissima risposta. Nadia Brei, una nostra ricercatrice. Ci sono altre domande dopo la professoressa Brei? Grazie ancora, professore. Io ho una curiosità. Vorrei sapere se nell'ambito della traduzione sono sorte delle perplessità come quelle che ha illustrato a proposito del Theorein relative alla traduzione della parola materia, diciamo di quella che i latini chiamano materia. So che Iule è una delle possibilità che possiamo incontrare nel testo greco di Aristotele. So che c'è un rapporto, no, tra la Iule in Aristotele e la Iule del Timeo di Platone, però lì c'è anche la Cora. Allora io proprio mi chiedo, a livello di curiosità e per domande poi mie di studio, cosa c'è nei testi quando si parla di materia in generale, quindi come si traduce questo in generale, e in particolare quando questo termine della materia serve per indicare l'intelletto, quello che poi nel Medioevo è l'intelletto materiale o anche possibile. Allora, come stanno le cose nel testo greco e come, se ci sono state delle difficoltà, lei le ha risolte? Grazie. E se vuole saperne di più a proposito della Hille, si legga il volume pubblicato dal Lessico Intellettuale Europeo a Roma, che 2 anni fa ha dedicato un intero convegno proprio a Hille, fortunatamente ha anche pubblicato gli atti, dove c'è un mio saggio sulla Hille in Aristotele e un saggio di Francesco Fronterotta, che qui conoscete bene, sulla Hille nel Timeo di Platone. Quindi lì si mostra tutto quello che c'è in comune, quello che c'è di diverso. È a disposizione il volume Hille, quindi io mi risparmio ogni ulteriore spiegazione. E raccolgo invece il suo cenno all'intelletto, perché effettivamente nel famoso famigerato capitolo quinto del libro terzo del De Anima, dove Aristotele introduce la distinzione tra i due intelletti, dice che come in tutta la natura c'è qualche cosa che funge da materia ed è in potenza,
e c'è qualche cosa che funge da causa in atto, e così anche nell'anima c'è un principio, c'è un intelletto che è come materia, che è capace di diventare tutte le cose, cioè di assumere tutte le forme, proprio perché non ha una forma sua, e ce n'è un altro che invece è quello che fa passare questa materia dalla potenza all'atto. Quindi è Aristotele stesso che nell'anima si serve del concetto di materia a proposito dell'intelletto. Voi sapete quante controversie questo capitolo ha scatenato, giustamente, perché lì è praticamente incomprensibile, non si capisce come faccia a essere nell'anima e al tempo stesso essere eterno, non solo immortale, come dice Tommaso, ma Aristotele dice eterno, che vuol dire non solo che sopravvivrà, ma che c'era già da prima, che c'era già da sempre. E io ho fatto l'anno scorso una comunicazione all'Accademia dei Lincei, in cui ho osato proporre una nuova interpretazione dell'intelletto attivo, che potete trovare nel sito dell'Accademia dei Lincei, non è ancora stata pubblicata perché lì le cose vanno per le lunghe. Poi l'ho fatta anche in inglese in un convegno organizzato proprio da Fronte Rotta, di cui gli atti non si vedono neanche all'orizzonte, speriamo che prima o dopo arrivino, perché è ancora possibile dare nuove interpretazioni anche dell'intelletto attivo. Una notizia. Ci sono altre domande? L'ultima domanda da parte del nostro... Non so se si può. Mi collego a una cosa che ha detto ieri e alla penultima domanda che è stata fatta. Lei ieri diceva, criticava Nietzsche perché diceva non ci sono fatti ma solo interpretazioni, e poi però abbiamo detto che i testi, soprattutto quelli antichi, più o meno antichi, ma forse non solo quelli più o meno antichi, sono oggetto di lavoro filologico, sono risultato di ricostruzioni. Canfora ha scritto un libro sul copista come autore, in cui forse diciamo, l'aspetto ermeneutico del lavoro del copista è un po' sottovalutato, perché il copista, oltre ad essere un autore, è anche, anzi prima ancora, un interprete. Allora, se il testo di cui parliamo, per esempio la Metafisica di Aristotele, è il risultato di un lavoro filologico, non è un'interpretazione, lei ieri diceva ci deve essere un fatto, c'è il testo che è il fatto, ma forse anche il fatto è un'interpretazione, almeno non so, io ho questa impressione. È vero, il copista, cioè colui che ha materialmente redatto il manoscritto, copiava da un altro manoscritto, però risalendo, siccome io con Aristotele ritengo che non si possa andare all'infinito, si deve pure arrivare a un punto di partenza, cioè ad un testo che chissà qual era mai, ma ci deve essere stato, altrimenti non ci sarebbero tutte le copie che sono venute dopo. E quindi è vero, quasi tutto è interpretazione, quasi tutto, ma non proprio tutto. Qualche testo, qualche fatto da interpretare ci deve essere, altrimenti non ci sarebbero le interpretazioni. Grazie, con questa bella risposta concludiamo un'altrettanto bella discussione che penso che abbia soddisfatto e interessato tutti noi. Ringrazio ancora il professore Berti sia per la lezione di ieri che per la ricchissima lezione di oggi. Auguro a voi tutti, soprattutto agli studenti, un buon inizio di anno accademico, anche i docenti naturalmente, e alla prossima, al prossimo incontro organizzato dal Corso di Laurea in Filosofia.